con Alessandro Ronga, allenatore insieme a Nicola Panarelli della Savignanese. Allora, non abbiamo scelto un habitat tra virgolette a caso, perché alle tue spalle c'è una porta e questa porta per te ha rappresentato tanto nella tua carriera sportiva. Adesso però mi dicevi che a 38 anni per il momento hai deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Sì, per il momento sì, per il momento ho deciso di appendere, diciamo, le scarpine al chiodo, perché comunque è un'emozione anche fare l'allenatore molto, molto vivace, perché sei a contatto con i ragazzi, e anche se un po' mi dispiace non alla domenica non entrare e fare i gol come facevo negli anni passati. Allora, questa non è una intervista a Marcord, però a 16-17 anni c'era stato il tuo esordio, diciamo così, con il Bra. Poi abbiamo provato a buttare giù una cifra, siamo sui 300 gol nei vari campionati in cui tu hai partecipato. Poi però è arrivata questa chiamata, tra virgolette, no? Questa voglia di provare a sedersi in panchina e a dare un qualcosa agli altri, no? Sì, no, questo sì, questo è una cosa, ho un'idea tutta mia particolare sul diciamo, tattiche del mister, queste cose qua. Diciamo Una cosa che l'avevi già assaggiata a Busca? Sì, voilà, sì, con la Juniores del Busca. Poi sono andato, mi è piaciuta e ho cercato di andare avanti su questo discorso qua. Adesso, come adesso, devo ancora prendere il patentino e sto cercando di primi corsi che ci saranno di prendere questo patentino e poi diciamo di far valere, diciamo, le mie idee sul campo. Allora, adesso che sei mister, te lo posso chiedere così, no? Poi andiamo a parlare della Savignanese, di quello che è il campionato di prima categoria. Però, Bomber Ronga, che attaccante è stato? Perché lo diciamo adesso, poi magari riprendi a giocare, però da allenatore tu come lo descrivi, Bomber Ronga? Ma secondo me è stato un ragazzo che nel campo si è sempre dato, è sempre stato, diciamo, disponibile, come anche quando ero a Racconigi, comunque Anastasi mi aveva fatto capitano, comunque ho fatto un bel campionato, anche a Moretta comunque avevo fatto i miei 3 anni che poi avevamo vinto il campionato, 70 gol. 78 gol avevo Sì. fatto. E ti dico, Ronga, descrivere Ronga è un po' particolare, nel senso avevo un po' una mia testa, però comunque alla fine Però quella che c'è dietro di te la vedevi. sì, dai, diciamo di sì. Ogni tanto comunque qualcosa sbagliavo anch'io davanti alla porta. Qual è l'aspetto adesso da mister, e che comunque adesso puoi ovviamente fare tutto il percorso che c'è da fare, l'aspetto che vuoi inculcare, o magari il segreto, il consiglio che vuoi dare ai ragazzi, ai giocatori? Vabbè, Ma il segreto, quello i che segreti non si possono dire. no, ma no, a parte questo, diciamo, era la cosa che mi dicevano sempre tutti i mister, di impegnarsi, di seguire bene cosa volevano fare i giocatori, cosa volevano fare, diciamo, i mister, queste cose qua, e poi praticarli sul campo. Adesso come adesso posso dire che a volte quando mi davano dei consigli gli allenatori avevano ragione. Sì, tra l'altro tutti i camion della provincia di Sì, Cuneo infatti, stanno tutti. passando in questo momento. E allora, veniamo a parlare della Savignanese. Tu hai 2 anni che sei Sì. con i maghi, con i rossoblù di Savigliano. E che percorso è quello che stai portando avanti? È un percorso che a me mi piace molto, perché comunque Bresciano è una persona che secondo me è una persona d'oro. Bisognerebbe conoscerlo fondamentalmente. È una persona di cuore e in questi 2 anni dove sono rimasto qua a Savigliano comunque ha sempre dimostrato di aiutarmi e di fare comunque il bene della squadra. Anche l'anno scorso, nelle piccole difficoltà che abbiamo avuto, cioè, alla fine comunque mi è sempre stato vicino e ancora tuttora mi spinge a fare questo percorso da allenatore. Allora, in coppia con mister Nicola Panarelli, che Savignanese sarà per questo campionato 2021 di prima categoria? Ma è un campionato in cui abbiamo inserito dei giovani di Torino e un gruppo, diciamo, quello storico dell'anno scorso. Secondo me è un gruppo solido, ci sono tante qualità, bisognerebbe soltanto lavorarci un attimino per mettere in pratica sul campo. Comunque la prospettiva, diciamo, del campionato io la vedo abbastanza buona, perché comunque fondamentalmente la squadra c'è. Bisogna trovare
trovare, diciamo, soltanto il meccanismo giusto per poi affrontare il campionato. Obiettivi? Obiettivi sicuramente meglio dell'anno scorso, perché l'anno scorso, tra le difficoltà che abbiamo avuto per poi il coronavirus, questa cosa qua, abbiamo fatto, diciamo, la prima diciamo, parte del campionato l'abbiamo fatta abbastanza bene. Poi purtroppo mancanza anche di qualche giocatore che comunque si è infortunato oppure ha dovuto lasciare, mi sono trovato abbastanza in difficoltà, però ti dico, quest'anno penso di essere da metà classifica in su. Ecco, visto che hai il ruolo di mister, lo chiedo anche a te: com'è stato ritornare a lavorare, ritornare ad assaggiare campo, pallone, un po' anche zanzare? No, diciamo che comunque ritornare dopo 6 mesi sul campo è stata un po' critica, perché comunque ci sono tutte queste, diciamo, regole che devi rispettare, della distanza, queste cose qua, è anche difficile affrontarle. Però io penso che comunque ora come ora dobbiamo soltanto pensare a creare un bel gruppo, ok? E poi fare tutto a norma di come la FIDC aveva detto, con, diciamo, la scheda. Sì, sì, tutte le linee guida. Le linee guida per il Covid. Allora, stiamo rispettando sicuramente. No, questo sicuramente. La parlantina non ti manca, quindi la verve che avevi da attaccante, ce l'hai anche da allenatore, questo non può che essere d'aiuto, sia per Mr. Panarelli che poi per i ragazzi. Sì, no, io ti dico, con Mr. Panarelli mi sto trovando bene, è una persona, diciamo, molto più preparata di me, si può dire, perché comunque è da tanti anni che comunque fa l'allenatore. Io sto immagazzinando, diciamo, tutte le informazioni e tutte le cose che comunque mi saranno poi d'aiuto nel mio seguito da allenatore. Il tuo percorso? Sì. Poi chiudiamo, tu hai girato tante piazze, hai vestito tante maglie, però Savigliano adesso per te è il Savigliano Sponda Maghi, Sponda Saviglianese, cosa rappresenta? Tutto. Non c'è un significato, diciamo, del discorso cosa significa maghi o non maghi. Per me, e ripeto, vestire la maglia del Savigliano c'è un discorso molto, come si dice? Sì, no, è prestigioso. Prestigioso, diciamo. E per me qua sto imparando tante cose, anche dal presidente, che comunque, ripeto, è sempre lì che mi sta dando una mano. E diciamo, ogni cosa, ogni richiesta che faccio o gli chiedo, lui è sempre disponibile con me, anzi non posso dire nulla per questo.